Ciao ragazzi e benvenuti a una video recensione di App Video Review. Oggi voglio presentarvi un gioco da poco uscito ed è Hybrid 2. Prima di iniziare a giocare voglio scusarmi subito se il telefono non sarà fermo come sempre, per un mese purtroppo sarà così e soprattutto non riuscirò a giocare in maniera perfetta. Chi ha già visto le recensioni di ieri sa che ho avuto un piccolo problema alla mano. E oggi ho il gesso. Gesso che per fortuna mi lascia tre dita libere, ma voi capite che non è semplice comunque tenere il telefono in questa posizione con solo tre dita. Andiamo a vedere comunque il gioco. Ecco qui, questa è la schermata iniziale. Andiamo a toccare. Vi faccio vedere subito il menu che è a scorrimento destra-sinistra, quindi tranquillamente andiamo a vedere subito anche le option. Velocemente, qui possiamo chiaramente settare il volume degli effetti sonori, del volume stesso, la velocità del game e quant'altro. Andiamo a fare subito un new game. Ci dice che i salvataggi precedenti verranno chiaramente sovrascritti, quindi andiamo avanti con il tutorial. Inizio un tutorial che ci dà subito come poter controllare il nostro protagonista e le varie mosse che potremo avere. Ora, io il tutorial lo avevo già passato quando avevo le mani entrambe libere e quindi ecco qui che ci dice come muoverlo, avete visto sulla parte alta e andremo sempre avanti, facciamo ecco qui. Ci fa vedere le varie mosse a disposizione, i vari movimenti da poter fare. Le varie mosse combo, come potete vedere, assomiglia molto alla play perché abbiamo il tasto come al solito rettangolare, quadrato e tondo. Cerchiamo adesso di premere le combo, eccolo qui, che sono uno dei colpi che sicuramente andremo ad usare più spesso durante il gioco. I colpi a disposizione ce ne sono svariati. Ora, anche qui, andiamo avanti. Ecco qui che ci dà la possibilità di un po' di allenamento per il combattimento. Saltiamo perché tanto non è inutile andare avanti e iniziamo con il gioco iniziale. Eccoci qui che subito cominciamo con i primi nemici. Andiamo avanti sempre con le varie informazioni ed ecco qui che dobbiamo andare subito, immediatamente a combattere con questi. Chiaramente i primi livelli sono più semplici. E quelli dopo sono sicuramente più complessi. Purtroppo ho problemi nei movimenti, quindi voi capite che i colpi che potrò dare in questo momento sono semplicemente questi. Voglio far notare in alto le due barre, una che è dell'energia e l'altra comunque dei colpi che ci vengono dati dagli avversari. Schippiamo il sonoro e andiamo avanti. Ecco qui i vari messaggi di quelli che noi abbiamo, dei vari punteggi che abbiamo ottenuto. Come potete vedere in alto abbiamo gli HP, come al solito gli EP e gli Expert. Adesso andiamo ci dice di investigare in giro, quindi di andare a vedere in giro se ci sono cose che ci possano interessare. E comunque andiamo avanti a passare il guado successivo. Come potete vedere in alto sulla sinistra abbiamo il percorso e le porte di uscita. Abbiamo acquistato altri punti di esperienza. Conviene sempre muoversi perché altrimenti ci possono creare molti problemi. Mi hanno colpito, come avete potuto notare. Purtroppo
Bisogna sempre raccogliere tutto quello che ci viene lasciato, perché comunque ci danno più punti di esperienza e soprattutto più energia. Andiamo avanti e combattiamo con i prossimi nemici. Come vedete, il gioco scorre veloce. Purtroppo le combinazioni dei vari pulsanti non riesco a farveli vedere per il mio piccolo problema alla mano. Skippiamo, ok. Come potete vedere, subito. Skippiamo perché sennò non affittiamo. Andiamo avanti. Ecco qui. Io vi consiglio comunque di seguire quello che ci viene scritto, perché comunque è molto importante poi dopo durante il gioco. Come avete visto, questa è una delle combinazioni che andiamo a usare più spesso, chiaramente, perché comunque attenzione sempre a quando poi dopo si spostano da dietro, quindi noi ci andiamo a spostare e li eliminiamo. Come vedete, i nemici arrivano subito ed eccoci qua al quadro successivo. Qui abbiamo altri tipi di missioni, dovremmo andare a parlare con i vari personaggi per capire cosa dovremmo andare a fare. Come vedete, c'è molta parte parlata e che comunque dobbiamo seguire, perché altrimenti non questo momento noi dobbiamo parlare con Vincent, con il classico rettangolo, ci dirà quello che dobbiamo fare. Eccolo qua, ci dice dobbiamo tornare indietro. Ops, scusate. Quindi torniamo indietro e andiamo a prendere quello che ci manca. Come vedete, dobbiamo anche tornare indietro, perché comunque durante le varie missioni il gameplay ci obbliga a tornare indietro per recuperare determinate cose che non abbiamo preso. Ops, scusate. Ecco qua, level up, e dobbiamo andare a... Adesso abbiamo preso la carta che ci ha chiesto Vincent. A questo punto poi dobbiamo tornare e continuare a parlare. Questo è il gioco. Come potete vedere, è un gioco che scorre comunque veloce, molto comunque sono molte parti in cui ci viene spiegato quello che dobbiamo fare, quindi dovremo comunque leggere e capire cosa dobbiamo fare e interagire con altri personaggi. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto di nuovo una mia video recensione, soprattutto vi ringrazio di aver sopportato diciamo queste ondulazioni con questo modo di gioco non perfetto, purtroppo, per questo mio piccolo problema. Vi ricordo comunque di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci sia su Facebook che su Twitter, ma soprattutto di visitare spesso il nostro blog www.appvideoreview.net, perché lì metteremo tutti i nuovi contest. Ciao ragazzi e alla prossima!